stata riaperta questa mattina al traffico veicolare dopo 15 mesi di chiusura la Galleria Vittoria. Sì, oggi riapriamo la galleria, quindi progressivamente durante la giornata verrà ripristinato il vecchio dispositivo di traffico. Sarà un'azione progressiva che verrà realizzata durante tutta la giornata, quindi insomma ritorneremo un po' alla configurazione precedente, anche con l'inversione dei sensi di marcia sulle strade contigue alla galleria. La riapertura è stata resa possibile dal collaudo positivo dell'impianto di areazione seguito al dissequestro da parte della procura. Nella giornata di ieri era stato anche completato il montaggio dei cavi di rame che erano stati rubati durante il periodo di chiusura. L'apertura sarà graduale. Inizialmente è stato ripristinato il collegamento in galleria da via Acton a via Morelli e nelle ore successive si invertirà il senso di marcia di via Arcoleo, che potrà percorrersi solo nella direzione galleria, e di via Chiatamone solo verso Santa Lucia. In questo modo potrà essere ripristinata anche la corsia della galleria in direzione via Acton. Contestualmente al ripristino della seconda corsia sarà di nuovo pedonalizzata via Partenope, che resterà chiusa al traffico veicolare durante tutto il periodo delle festività. Una giornata che ci fa andare verso la normalità, diciamo. Se si festeggia tanto l'apertura di una galleria vuol dire che si partiva da una situazione gravemente patologica, ma è così, quindi alla fine ci sembra tutto normale, però in realtà aprile è stata difficile, quindi almeno oggi festeggiamo e manteniamo la promessa che ha fatto il sindaco di aprire prima di Natale, nonostante i lavori, nonostante le perdite, nonostante il sequestro da parte della magistratura, nonostante i tanti furti di cavi di rame che abbiamo dovuto registrare, chissà avvenuti quando, quindi oggi è una bella giornata.